Rabbia covata forse per anni, la disperazione e la follia di chi avrebbe voluto far parte di quel mondo brillante di fantasia e di successo. Potrebbero essere queste le motivazioni che hanno spinto alla strage quest'uomo di cui per ora si conosce solo l'età, 41 anni, e quest'unica confusa immagine rubata da un network televisivo nel momento in cui è stato arrestato. Secondo alcuni testimoni avrebbe gridato: «Voi mi avete copiato, mi avete imbrogliato e poi crepate!» mentre intorno alle 10:30 del mattino versava litri e litri di benzina all'ingresso della palazzina della Kyoto Animation, dove erano al lavoro circa 70 persone. Finora i morti accertati sono 33, altre decine sono i feriti, alcuni in condizioni molto gravi. Il fuoco, dicevamo, è stato appiccato al pianterreno, bloccando ogni possibile fuga. Gli impiegati, quando si sono resi conto di quel che stava succedendo, hanno cercato scampo correndo verso i piani superiori. Due delle vittime, ha riassunto il capo dei pompieri, sono state trovate al primo piano, 11 al secondo e 20 sulle scale che portavano dal terzo piano verso il tetto. La strage ha suscitato una grande impressione in Giappone, dove la Kyoto Animation, conosciuta anche come KyoAni, è una delle più note società a produrre manga e anime, le famose serie di fumetti e cartoni, parte essenziale della cultura giapponese. I manga e le anime sono apprezzati da tutti gli strati della popolazione, a tutte le età, e ormai hanno conquistato un enorme pubblico anche fuori dal paese. La KyoAni recentemente aveva raggiunto un accordo di distribuzione con la piattaforma Netflix. È una società molto apprezzata per la qualità del disegno, considerata tra le migliori per le condizioni di lavoro dei suoi dipendenti. Non è ancora chiaro se l'uomo che ha appiccato il fuoco sia mai stato tra questi. Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha detto di non avere parole per commentare l'accaduto. L'assassino è ricoverato in ospedale, ha tentato di fuggire, ma le ustioni che si era procurato appiccando l'incendio glielo hanno impedito. Sarebbero stati trovati anche dei coltelli. Finora non ha spiegato nulla, anche se la KyoAni avrebbe rivelato che da qualche tempo riceveva email dal contenuto inquietante, erano indirizzate all'ufficio vendite e contenevano minacce di morte.